La decima live che gioco a Gran Turismo Sport, ok? Prima di iniziare a giocare a Gran Turismo Sport voglio vedere se ho il volume alzato del televisore, perché sennò poi succede che poi non mi sentite, ok? Comunque ragazzi, oggi vi faccio questa decima live che gioco a Gran Turismo Sport. Sapete perché? Perché domani, ragazzi, devo iniziare a fare il mio primo video su un videogioco, ma sul telefono, ok? Ok, va bene, ragazzi? E allora, va bene? Metto gara singola. Comunque ragazzi, pure oggi sono stato a casa perché quando ragazzi io ho la tosse, io non vado a scuola, ok? Perché sennò poi succede quello che succede, quindi faccio bene a stare a casa, al caldo, sto un po' al caldo, ok? Comunque ragazzi, questa live ve la sto facendo, vi sto facendo questa live di mattina. Poi ragazzi, quando oggi tornate da scuola, pranzate, poi dopo pranzato vi mettete a fare i compiti. Quando avete finito tutti i compiti che ci sono assegnati per domani, poi ragazzi vi mettete a guardare oggi pomeriggio questa live, ok? Perché tanto la faccio uscire pure sul mio canale YouTube questa live. Adesso ragazzi, ho parlato quasi 2 minuti, quindi adesso bando alle ciance e iniziamo con una mappa, dai. Allora, che mappa posso scegliere, dai? Ah raga, come prima mappa aspettate un attimo, come prima mappa scelgo, dai, scelgo questa qua, dai. La faccio ovviamente di pomeriggio, non so che ora ce l'hanno scritto. Adesso ragazzi, vedo che macchina utilizzare. Allora, comunque ragazzi, questa macchina qua l'ho sbloccata ieri in live, ok? Quindi ragazzi per fare questa mappa utilizzerò questa macchina qua. Metto sempre manuale e inizio, e ragazzi adesso inizio da professionista, ok? E si va, dai. Così ragazzi vi faccio pure questa live, che poi ragazzi oggi pomeriggio potete andare tutti a guardare sul mio canale YouTube, ok? Che il mio canale YouTube, basta che ragazzi voi andate nella barra di ricerca di YouTube e scrivete Giuseppe The Game, e poi potete vedere tutte le mie live che ho fatto, e poi potete vedere pure un po' di video che ho fatto, ok? Dei videogiochi del telefono. Comunque ragazzi, domani come videogioco del telefono porterò Brawl Stars, ok? Penso che questo gioco già lo conoscono tutti, penso, poi non lo so, io penso, ma non lo so se lo conoscete. No, non lo so. Quindi ragazzi è per questo che ve l'ho detto, perché mica lo posso sapere. Dai macchina, levati, che devo andare io qua, e quindi non devi rompere. Dai macchina, se mi fai oltrepassare a te, dai, perché io devo andare avanti, io mica posso stare indietro. Ciao ciao, bye bye, bye bye a quelle macchine che sono state indietro. Vabbè, qua ho guidato quasi come non ci fosse un domani, come non ci fosse niente qua. Tutte le macchine mi hanno... Oh! Ma questa macchina qua avanti, quella arancione, è quasi come la mia macchina. E che? Mi hanno ricopiato. Boh. Ma che cosa mi sbattete, macchine? Dai, adesso non iniziate, macchine, a sbattere. Basta adesso, eh.
perché quando le macchine devono sbattere da dietro, sta cosa a me non mi piace, che già l'ho detto un sacco di volte e non voglio ripetere più, perché sennò sto per tutta la live a dire sempre questo, ok? E vabbè, adesso andiamo avanti. Scusate se ragazzi mi sentite con questa voce un po' bassa, ma ragazzi ho un po' di tosse, quindi ragazzi ho pure un po' di mal di gola. Quindi ragazzi, se mi sentite con questa voce bassa non ci posso fare niente. Ok? Tutto chiaro? Dai macchine! Se mi fate andare avanti io, posso andare avanti io, perché sennò se devo stare macchine molto indietro io e poi non devo completare i giri qua, e quando li completo? Scusate macchine. Allora. Comunque ragazzi ho messo pure la vibrazione al telefono, così non mi arriva nessun messaggio. Così se mi arriva un messaggio, la mia suoneria non si sente, ma si sente solo il messaggio che vibra. Perché se ragazzi sul mio telefono ho attivato la vibrazione, quando mi mandano un messaggio si sente il messaggio con la vibrazione. È meglio così. Così ragazzi non potete sentire la mia suoneria. Vabbè ragazzi, ieri mi è capitato in live che avete sentito la mia suoneria del telefono che mi hanno inviato un messaggio, è perché ragazzi io ieri sono stato un genio che non ho disattivato la vibrazione, che non ho messo la vibrazione volevo dire, e quindi ragazzi sono stato un po' uno genio. Mamma mia, ma perché devo andare sempre fuori? Basta mo, ma che cosa mi vai a sbattere? Passa e vai. Vabbè. Ma ste macchine devono fare sempre come vogliono loro, scusa. Io non ho capito. Se avete capito voi, dite qualcosa. Ah, non lo so. Io che voglio andare avanti con la macchina non posso. Mi devono sempre superare loro. E vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti. Ci capite? Ho capito, devo stare indietro io, ho capito. E però se queste macchine mi fanno stare troppo indietro, io quando è che finisco sti giri? Perché già questa mappa è lunga, quindi quando finisco questi giri? Che già questa mappa è molto lunga. Sono passati 8 minuti, però io ancora il primo giro ancora non l'ho finito. Potevo scegliere una mappa facile, vabbè. Ho scelto un po' difficile. Che ci devo impiegare minuti di live per finire questa mappa, perché se queste macchine mi lasciavano passare avanti io già penso che ero al secondo giro. Spero che ragazzi mi sentite. Perché le cuffie me le sono messe bene, quindi penso che mi sentite bene pure. Se no non so come devo fare. Penso che mi sentite bene, poi non lo so. Poi ragazzi, quando andate a guardare la live, poi vedete voi se la live si sente. Perché ragazzi, io la live la sto facendo, ma non so se si sente. Vabbè, magari dopo vado a guardare la mia live sul telefono e vado a vedere se si sente. Raga, devo fare così perché sennò mica lo posso sapere se si sente o non si sente. Dai ragazzi, che quasi forse ho finito il primo giro. Penso che ragazzi ho quasi finito il primo giro, perché penso che ho quasi finito il primo giro, penso, però poi non lo so. Sì ragazzi, mi sembra di sì.
Già, penso di sì. Perché se adesso ragazzi mi scatta il secondo giro, sono... Sì ragazzi, mi è scattato il secondo giro, quindi adesso sto iniziando a fare un nuovo giro che sarebbe il secondo giro. Andiamo piano qua perché sennò vado sempre fuori alla strada o che cos'è questo. Devo andare piano perché se ragazzi vado troppo veloce io sbatto. Mannaggia sta tosse, mannaggia. Se ragazzi io non c'avevo questa tosse, potevo pure. Se ragazzi io non c'avevo questa tosse, potevo pure parlare bene. Potevo pure parlare bene in live, ma se ragazzi io ho questa tosse. Ma se io ragazzi ho questa tosse e poi. Quindi ragazzi, pure se voglio provare a gridare, io a gridare non ci riesco perché ovviamente ho la tosse. E quindi è inutile. Quindi ragazzi, è inutile. Se mi metto a gridare, perdo tutta la voce di quella che ho. Se ragazzi mi sentite bene, se non mi sentite, mi dispiace per voi. Ma se ragazzi mi sentite, poi oggi pomeriggio mi scrivete in questo commento di questa live, sì, Giuseppe, ti sentiamo, perché non so se mi sentite, non lo so, non lo so, però poi quando andrete a guardare la mia live, poi guarderete voi, se poi ragazzi guardate voi se la live si sente, e se non si sente devo aumentare il volume del televisore, non c'è unica soluzione, non c'è una soluzione. Se non si sente, una cosa meglio da fare, aumentare il volume del televisore. Quindi ragazzi, spero che si sente. Adesso basta che si sente o non si sente perché già ragazzi sto ripetendo molte volte sta cosa. Basta mo. Bandiamo alle ciance, basta. Perché se ragazzi devo parlare sempre delle stesse cose, io mi scoccio già. Quindi basta. Adesso basta adesso parlare sempre di queste cose. Devo pure parlare di altre cose, se no che la faccio a fare la live se devo parlare solo di questo? Che cosa la faccio a fare la live se devo parlare solo di questo? Quindi è inutile che ripeto 10.000 volte. Per chi ha capito, ha capito. Adesso basta. Tempo trascorso 13 minuti e vabbè. Comunque, aspettate. Tempo trascorso 13 minuti e 55 secondi. E si va avanti. Ragazzi, io ancora sono al secondo giro, ma quanto ci vuole per completare sta mappa? Ma perché questa mappa non la devo scegliere mai più. Perché ragazzi qua per completare una mappa minimo ci vogliono 20 minuti sicuramente per completare sta mappa. Minimo ci vogliono o 20 minuti o 30. Minimo. Io l'ho detto già. Minimo. Perché se adesso ragazzi vado a completare il secondo giro, poi mi esce. Poi, quando vado a completare il secondo giro, poi mi esce con la scritta sopra, terzo e ultimo giro. Adesso non ci voglio pensare più e vado avanti, perché così ragazzi finisco questa mappa e posso andare avanti con la live, perché se devo stare solo in questa mappa, che live è questa? Solo di questa mappa.
Ah, comunque ragazzi, vi volevo dire che questa è l'ultima live di Gran Turismo, ok? Perché domani ragazzi inizierò a portarvi la prima parte che gioco a Brawl Stars, ok ragazzi? Ci state? Va bene ragazzi? Poi ragazzi, domani mattina, poi quando pubblicherò, poi ragazzi, domani mattina, quando pubblicherò su YouTube la prima parte che gioco a Brawl Stars, poi domani pomeriggio vi andate a guardare pure il primo video che ho fatto di Brawl Stars, perché domani che devo iniziare a fare i video di Brawl Stars, ok? Quindi domani vado a fare la prima parte di che gioco a Brawl Stars, va bene per voi? Perché ragazzi, su Brawl Stars si può giocare pure in multiplayer, quindi ragazzi, poi se ragazzi volete che vi porto i video di Brawl Stars sul telefono, fatemelo sapere, perché sennò è inutile che ragazzi domani inizio a farvi già il video di Brawl Stars e poi scrivete nei commenti di questa live: no Giuseppe, ma noi non vogliamo i video di Brawl Stars. Quindi ragazzi, pensateci bene se volete i video di Brawl Stars, perché sennò ragazzi devo cambiare gioco se poi non volete più i video di Brawl Stars. Poi devo cambiare gioco, poi, quindi dovete de decidere bene. Se volete che domani, se poi ragazzi volete che vi inizio a portare i video di Brawl Stars, fatemelo sapere molto prima. Ok? Adesso concentriamoci. Ultimo giro. Vabbè, andiamo a fare quest'ultimo giro. Che già ragazzi qua siamo arrivati quasi quasi a 20 minuti di live. E ancora non ho completato questa mappa. Vabbè. Mi sa che ragazzi questa mappa era lunga da fare. Perché qua penso per completare questa mappa ci vogliono o 20 minuti o 30 minuti. Non lo so quanti minuti ci vogliono per completare questa mappa, però veramente ci vuole un botto di tempo però. E si va avanti. Così ragazzi, domani mattina appena mi sveglio, così ragazzi, domani mattina appena mi sveglio faccio colazione, mi vesto, poi prendo qualche medicina per la tosse, perché sennò questa tosse non mi passa mai. E poi quando ho finito di prendere quella medicina per la tosse che mi aiuta a calmare la tosse, poi ragazzi mi metto a fare il video, ok? Comunque ragazzi, stamattina mi sono voluto mettere a fare questa live, così ragazzi, in modo tale che domani già mi posso mettere a fare i video di Brawl Stars, ok? Mamma. Vabbè, ma io qua devo andare sempre fuori però. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, perché sennò qua non mi sbrigo, sennò ragazzi qua non mi sbrigo mai più. Andiamo avanti.
Comunque ragazzi, qua freno un po', se no già lo sapete dove vado a finire, a sbattere, come già ho detto molte volte. Va, dai. Dai che ce la devo fare. Così ragazzi, quando finisco questa mappa vado a fare un'altra gara singola e poi quando ho finito di fare un'altra gara singola con un'altra mappa e poi scegliere un'altra macchina, poi vado a fare una prova a tempo, sempre con un'altra mappa e sempre con un'altra macchina. Perché ragazzi, mica ragazzi mi posso tenere sempre questa macchina rossa, me la devo sempre cambiare la macchina. Ragazzi, o questa macchina è rossa o arancione, però ragazzi la devo sempre cambiare. Però ragazzi qua adesso sto guidando bene. Dai che ho quasi finito pure, dai che ho finito pure quasi questo giro con questa mappa e poi posso andare a scegliere un'altra mappa. E meno male, se no quando volevo finire. Aspettate che ragazzi, finisco qua e poi vi faccio vedere quanto tempo ci ho impiegato per finire qua questa mappa. Aspettate. Allora ragazzi, qua c'è scritto arrivo. Comunque ci ho impiegato di mappa 22 minuti e 24 secondi. Quindi ragazzi, non male. Meno male che l'ho completato, se no. E già ragazzi posso sbloccare qua una macchina. Vabbè, ragazzi, ovviamente quando ho fatto tre giri già me la fanno sbloccare la macchina. Qua faccio esci e poi. Ah no, ma io ancora non posso sbloccare la macchina. Ma che cosa sto dicendo? Va bene. Adesso ragazzi. Vabbè. Adesso ragazzi vado a fare gara singola. Vado a fare un'altra gara singola ma con un'altra mappa che sia facile, perché sennò se ragazzi devo perdere altri 20 minuti per completare altri 3 giri di mappa, meglio lascio stare, sennò qua ragazzi che live è questa? Allora, come mappa mi posso andare a scegliere. Dai, visto che non so scegliere, vado a scegliere questa mappa qua, dai. Però basta che dura poco, se no qua la vado a fare sempre di giorno. Allora, visto ragazzi come prima mappa ho usato questa macchina qua, adesso vado a usare la VRX GR3. Metto sempre manuale. Prima ho fatto professionista, adesso faccio intermedio e poi dopo faccio principiante con. Sì, e poi dopo faccio principiante. Ma sempre. Allora, raga, quando finisco di fare questa gara singola con questa mappa qua, poi ragazzi, dopo vado a fare un'altra gara singola. Perché poi, ragazzi, dopo devo andare a mettere la modalità principiante che ancora in questa live non l'ho provata. E quindi devo andare a fare. Quindi ragazzi faccio tre gare singole, ok, così vuol dire che ho, così adesso mi faccio pure questa terza mappa e bene così. Ahia, ci sono 6 giri da fare, mamma mia. Proprio qua è dovuta capitare sta cosa. Mi hanno
mi hanno dato 6 giri. Speriamo che questi 6 giri sono facili, perché sennò non so quanto tempo ci devo impiegare. Oh, ma dove sono andato io? Ma dove sono andato? Vabbè. Stavo andando a finire. Stavo andando quasi a finire a fare. Mamma. Secondo giro. Speriamo che ragazzi riesco a superare qualcuno, perché sennò qua ce la faccio a fare. Oh, che state a fare? Visto che ragazzi l'hanno fatto, adesso rifaccio una mappa, ovviamente. Perché se mi devono sbattere così. Basta mo. Allora ragazzi, ho detto basta mo. Adesso ragazzi la vado a rifare un'altra volta. Speriamo che adesso ce la faccio, mamma. Queste macchine quando devono rompere, rompono assai le scatole. Mo voglio sbattere qualche macchina, perché non è giusto che mi devono sbattere. Mo gliela faccio vedere io. Mo ragazzi, assolutamente devo superare qualche macchina, così si imparano che non devono più sbattere. Adesso lo faccio. Vabbè. Io vado sempre a finire, vabbè. Vabbè, ero andato pure a sbattere, però adesso vado a cambiare le gomme. Vado a mettere da corsa, quelle dure, vado a mettere. Così ragazzi, qua cambio pure le ruote, ok? Va bene, raga? Ok, si riparte. Speriamo che adesso riesco a superare qualche macchina, perché sennò io veramente non so cosa fare. Perché sennò sono senza parole se non riesco a superare una macchina. E basta, sono andato pure a sbattere, andiamo qua. Eh sì, ho capito che mi stai indicando. E basta adesso, sono andato pure a sbattere. Scusate se ragazzi dico tante volte basta, però scusate se lo dico tante volte basta, perché quando ragazzi vado a sbattere non so cosa dire. No, adesso qualche macchina la devo superare, perché prima qualche macchina mi ha fatto pure andare a sbattere, e quindi adesso è arrivata la mia vendetta. Vabbè, sta gara ha fatto schifo e quindi la vado a rifare. Allora ragazzi, questa gara la vado a rifare per l'ultima volta e poi basta. Poi chiudo. La vado a rifare per l'ultima volta. Scusate ragazzi, ma non è un problema mio. È un problema delle macchine che mi fanno pure andare a sbattere. Oh, che volete fa? Io già che non ce la faccio a gridare, io devo pure parlare per le macchine. Basta, esco da questa gara, perché veramente ste macchine mi hanno fatto arrabbiare. Ma sti piloti di queste macchine come cavolo guidano? Mi devono pure sbattere. Adesso ragazzi, scusate ragazzi, mi sono un po' arrabbiato, devo andare a fare un'altra gara, perché ragazzi in quella mappa non si poteva fare niente, che se quelle macchine mi sbattono non si può fare niente. Io ragazzi, che cosa vi devo dire? Se non si può fare niente, non si può fare niente. Scusate, ma ho pure un po' di raffreddore. Allora, vediamo cosa devo andare a fare. Vado a fare questa qua. Speriamo che queste macchine non mi fanno impazzire un'altra volta. Allora, scegliamo questa macchina qua, dai. Metto manuale. Adesso vado a fare un'altra volta intermedio, perché prima quelle macchine perché ragazzi di quella mappa che avevo messo io prima, i piloti mamma mia, non ce la faccio più. Allora ragazzi, adesso vi spiego che prima i piloti mi hanno fatto sbattere,
i piloti mi hanno fatto sbattere e quindi quindi il problema è quello, che quando i piloti mi fanno sbattere la macchina mi si gira pure, quindi è inutile che lo dico. Ahia, questa mappa, ma perché questa mappa sicuramente non so se riuscirò a farla, perché qua è pure un po' difficile. Chissà questa mappa, speriamo bene, perché sennò con questa mappa si può pure driftare, penso. Però io non voglio farlo, perché sennò vado a finire proprio fuori a sbattere poi. Scusate ragazzi per prima, che avevo detto alla mappa vado a rifarla, ma se ragazzi i piloti mi sbattono da dietro, non io ragazzi che cosa ci posso fare se i piloti mi sbattono da dietro e poi mi fanno rotolare la macchina? Io ragazzi non ci posso fare niente, scusate. Se ragazzi questa live vi piace, ma io ragazzi non vi posso fare niente, non posso fare niente. Se ragazzi i piloti non pensano con la testa di come devono guidare, mica è un problema mio, è un problema dei piloti. E scusate se ho fatto quel verso là, perché ragazzi ovviamente tenendo la tosse faccio un po' di difficoltà a parlare. Ok, comunque adesso ragazzi vi dispiego che se i piloti mi sbattono da dietro è grazie che la macchina ovviamente si gira, che se i piloti non ci pensano con la testa, se i piloti non ci pensano con la testa di come devono guidare, allora i piloti sono cattivi di come guidano, perché non mi piace di come guidano, perché se i piloti devono sbattere ad altre macchine, basta. Andiamo avanti. Avete capito ragazzi? Quando i piloti sbattono, grazie, ovviamente la macchina la sbatte. Ragazzi, io ve l'ho detto, ma io con questi piloti non ci posso fare niente. È loro che non pensano di come devono guidare. E già l'ho ripetuto penso 4 volte. Ah basta. Io metto questa visuale qua. Oppure ragazzi posso mettere questa visuale qua. Aia, oh, basta adesso. Comunque ragazzi, oggi completo questa live, domani inizierò a fare i video. Ve lo prometto raga. Pure se ragazzi domani avrò un'altra volta la tosse, io non mi fermo mai sul mio canale YouTube. Ok? Quindi ragazzi, faccio la prima parte domani, poi la seconda parte di Brawl Stars la faccio domenica e poi la terza parte, se riesco, la faccio lunedì e poi la terza parte la faccio lunedì, penso, e poi la quarta parte la faccio martedì. La quarta parte sì, la faccio martedì.
No, ragazzi, aspettate un attimo. Ho sbagliato a dire qualcosa. Allora, la prima parte la faccio domani, seconda parte la fa... Aspetta. La prima parte la faccio domani, che è sabato. La seconda parte la faccio domenica. La terza parte la faccio lunedì. La quarta parte la faccio lunedì, martedì. La quinta parte, sì ragazzi, ho detto bene, ma mi stavo quasi confondendo. La quinta parte la faccio mercoledì, la sesta parte la faccio giovedì, la settima parte la faccio venerdì, l'ottava parte la faccio sabato. No ragazzi, io non mi trovo. Ho sbagliato qualcosa, ragazzi, a dire. Ho sbagliato qualcosa. Mi sa che, ragazzi, non mi trovo di come ho parlato. Di come ho parlato, non mi trovo. No, ragazzi, io non mi trovo di come ho parlato. Ok. Questa mappa pure l'ho finita. Comunque, ragazzi, di quei video che ho detto là, io non mi trovo perché penso che ho sbagliato a dire qualcosa, penso. Io, ragazzi, me ne auguro che ho detto che, ragazzi, mi sa che ho detto una cosa sbagliata. Allenamento giornaliero completato, grazie. Wow, hai ricevuto un'auto in omaggio il 3 dicembre 2021, perché oggi è il 3 dicembre. Volkswagen Beetle GR3, va bene. Più o meno una macchina l'ho sbloccata. Più o meno, ragazzi, la macchina l'ho sbloccata, penso a 37 minuti di live. Ok? Allora, sono le 9:56 di mattina e va bene. Adesso, ragazzi, ho fatto... No, aspetta, ma io adesso, ragazzi, devo andare a fare un'altra gara singola perché devo fare quella cosa di principiante, devo andare a fare. Allora, ma la gara in principiante, la gara singola me la vado a fare qua. Allora ragazzi, riprovo. Allora ragazzi, riprovo un'altra volta a fare questa mappa. Ma se non ci riesco, io veramente prendo questa mappa e non la faccio più. Questa ragazzi è l'ultima volta che provo a fare questa mappa e poi non la faccio mai più. Questa è l'ultima volta, quindi speriamo che questa volta andrà bene. Ho fatto professionista, ho fatto intermedio, adesso devo fare principiante. Speriamo che ci riesco, perché se no... Io ragazzi l'ho detto, non la faccio più questa mappa. Mi sono già arreso, non la faccio più questa macchina. Vabbè, che ho detto macchina, non la faccio più questa mappa. L'ho detto già, basta. L'ho detto e poi questa mappa non la faccio più. Quindi se qua il pilota. Quindi se qua i piloti mi vogliono far giocare, allora piloti fatemi giocare allora. Allora ragazzi, questa mappa la sto andando a fare un'altra volta e speriamo che ci riesco perché sennò stavolta mi arrabbio. Questa macchina sì che è veloce, quindi adesso ragazzi qua ci sono tutti. Io ragazzi l'ho detto che avrei avuto la vendetta di queste macchine. Perché di quella cosa che hanno fatto prima con le macchine non mi è piaciuta e quindi ho riavuto la vendetta. Aspettate, così supero tutte queste macchine, così divento così, ragazzi, arrivo in prima posizione. Vai, macchina, levati, così vi faccio vedere chi è Giuseppe. Levatevi tutti. Sono sesto. Levatevi, levatevi. C'è Giuseppe che deve passare, levatevi.
ok, una macchina è andata, superiamo le altre macchine, così queste macchine la smettono di sbattermi sempre. Adesso sto sbattendo pure io un po' a loro. Dai, ciao. Così adesso ragazzi sono diventato primo. Ah, che bello adesso aver la mia posizione. Questo è il mio terzo giro, va bene. Quarto giro. Ah, qualche macchina mi ha superato, va bene. E non ti preoccupare. Perché adesso ci penso io per te. Non ti preoccupare. Che mo mi devo. Che adesso mi devo sudare come niente per il terzo doppio. Per superarti a te. Mamma mia, sono andato pure a sbattere, che queste macchine mi stanno pure recuperando. Mamma però dai. Dai che ci riesco, mamma mia. Basta adesso, basta sbattere. Vabbè. No. Non cambiare. Che è successo qua? Si è buggato il gioco qua. No, adesso mi fanno cambiare le ruote adesso, dai. Grazie macchine, che adesso mi avete tutte superate. Grazie macchine che mi avete superato. Vabbè. Ma ragazzi, per l'ultima volta me la vado. Ragazzi, questa mappa me la vado a rifare per l'ultima volta. Ve lo dico e ve lo giuro. Ve lo faccio giurare. Vai. Così supero tutti adesso. Ma voglio essere primo però. Perché di quella cosa che hanno fatto prima davvero non mi è piaciuta. Quella cosa che hanno fatto prima, che mi sono venuta a sbattere, insomma. Quindi va bene, adesso ci faccio lì per voi. Adesso vi faccio una super vendetta, vi supero. Così vedete che non lo fate più. Ciao, bye bye pure a te, ciao. Ma vabbè, che ciao, che sono andato pure a sbattere qua. Dai che ci riesco. C'è una macchina dietro a me, dai. Che ce la devo fare. Dai che devo superare queste macchine. Vabbè, però ragazzi sono in terza posizione, va bene. Non ci penso io a queste macchine, ma basta. Perché quando le macchine devono fare quello che vogliono loro, a me sta cosa non mi piace. Ciao. Divertiti macchina a stare dietro, ciao. Devo superare quelle macchine in avanti perché non mi sta bene qui. Che loro devono stare avanti e io devo stare indietro. Che ci penso io. Dai. Fatemi vedere cosa sapete fare. Fate vedere. Sono arrivato secondo. No. Mi hanno fatto riperdere la mia posizione che avevo prima. Adesso penso io. Devo superare queste macchine qua. Dai che l'ho quasi superata, dai. Sesto e ultimo giro. Ciao macchina. Adesso voglio andare io prima. No. Voi non mi fate niente. Devo andare io prima. No. No. Dai macchine che questo è pure il mio ultimo giro. Dai. O mi fate andare avanti oppure vi devo sbattere. Va bene. L'avete voluto voi. Vado avanti io.
Ciao ciao. Va bene ragazzi, però sono arrivato secondo. Va bene ragazzi, sono arrivato secondo. Ho fatto quello che potevo fare. L'ho fatto. Io ragazzi l'ho mantenuta la promessa. Però sono arrivato al secondo posto. Mamma. E quando ci è voluto? Adesso ragazzi sto un altro po' in live e poi ragazzi stacco la live, ok? Adesso ragazzi, visto che ragazzi per questa ultima gara singola mi sono concentrato, ho giocato bene, adesso ragazzi vado a fare una prova a tempo, ma vado a fare questa prova a tempo, la vado a fare di notte, dai, però devo sempre cambiare macchina, andiamola a fare, dai, visto che ragazzi vi voglio bene, vado a fare due prova a tempo, ok? Perché visto che ragazzi per giocare a questo gioco mi avete dato il vostro supporto, adesso ragazzi vado a giocare con questa macchina qua che non ho mai provato, che questa macchina ovviamente ragazzi, questa macchina è nuova. È nuova sì, questa macchina è nuova sì. Che ore sono qua? Sono le 10:06. Va bene. Adesso ragazzi con questa macchina qua vado a fare, chissà quanti giri vado a fare. Con questa macchina qua adesso vado a fare 15 giri, ok? Poi ragazzi, quando arrivo ai 15 giri, perché poi devo completare pure il 15esimo giro, poi quando ho completato il 15esimo giro, poi metto in pausa il gioco e poi ragazzi, sempre con questa macchina qua, sempre in questa mappa, poi ragazzi dopo andrò ad aggiungere altri giri, ok? Andrò a fare altri giri. Così ragazzi, in modo che posso completare questa live. Allora ragazzi, io prima mi sono sbagliato a dire che vado a fare due prova a tempo. Io ovviamente vado a fare una prova a tempo, ma ragazzi utilizzo sempre questa stessa macchina. Allora adesso ragazzi, in questi giri che qua che devo fare in prova a tempo utilizzo questa macchina, utilizzo questa mappa, ok? Solo per provare questa macchina nuova qua, perché questa macchina è nuova, quello che me l'hanno fatto sbloccare oggi, il 3 dicembre. Perché quella macchina che ho sbloccato ieri, l'ho sbloccata ieri, 2 dicembre. Mamma mia ragazzi, mi stava cadendo quasi il joystick, mi stava cadendo. Devo fare attenzione ragazzi, devo fare attenzione con le mie cose. Perché se ragazzi mi cade il joystick mi si spacca tutto. Devo fare attenzione. Questo è il nono giro. Ho detto ragazzi che arrivo a 15 giri e poi dopo andrò a fare altri giri sempre su questa stessa mappa. Comunque questa macchina va veloce. Vabbè ragazzi, però
però pure questa live è uscita bella. Come ragazzi, come è uscita ieri la live bellissima, così è uscita pure oggi bella la live. Quindi ragazzi, se questa live è uscita bellissima, questa live poi la andrò a caricare sul mio canale YouTube, che si chiama, che ragazzi lo dico un'altra volta, che si chiama Giuseppe The Game, se volete andare a guardare le mie precedenti live, quelle che avevo fatto. Se ragazzi vi siete persi qualche live, basta che cercate nella barra di ricerca di YouTube Giuseppe The Game, poi quella live che poi che vi siete persa ve la potete andare a guardare. Poi cliccate poi ragazzi, cliccate sul mio canale YouTube e potete andarvi a vedere la live di quella che avevo fatto in precedenza e che poi voi penso che non avevate visto. Adesso sono arrivato al giro 15, adesso ragazzi completo questo giro 15. Ho già completato questo giro 15. Allora, visto che ho fatto 15 giri, adesso ragazzi, visto che questa è pure la finale di questa live, perché questa ragazzi è l'ultima live che gioco a Gran Turismo, perché poi ragazzi domani inizierò a fare la prima parte che giocherò a Brawl Stars. Quindi ragazzi, è per questo che oggi ho voluto farvi è per questo che ragazzi stamattina ho voluto farvi questa live, così ragazzi domani già potevo iniziare a fare il video e poi allora ragazzi vi devo spiegare una cosa, che poi domani quando io domani finisco di registrare il video sul telefono, poi mi devo mettere aspettate, allora poi mi devo mettere al computer per montare il video, perché io i video quelli che faccio dal telefono, prima di tutto devo collegare il mio cavo di ricarica, collegare il mio cavo di ricarica sul computer e poi devo attaccare il cavetto sul telefono, così ragazzi, in modo tale che io mi trovo il file sul computer di quello che ho registrato il video, così poi vado sull'app, poi ragazzi vado sull'app per editare i video e poi mi metto a editare il video, ok? Questa cosa qua che vi volevo spiegare. Quindi ragazzi, domani quando ho registrato il video mi dovete pure dare il tempo per editare il video, per pubblicare il video su YouTube, perché ragazzi, per pubblicare il video su YouTube ci vuole un po' di tempo, ok? Quindi ragazzi, mi dovete dare un po' di tempo domani, se vi volete vedere il video mi dovete dare un po' di tempo. Comunque ragazzi, adesso ho continuato qua. Sto continuando a giocare. Comunque adesso ragazzi voglio arrivare ai 30 giri e poi dopo ragazzi vado a decidere fino a che giri più devo fare, ok? Così ragazzi, questa finale di questa live la faccio bellissima, perché questa è l'ultima volta che faccio Gran Turismo. Poi se ragazzi volete che vi porto un'altra volta Gran Turismo, me lo dovete far sempre sapere, ok? Allora ragazzi, di come ho detto, devo arrivare ai 30 giri, poi deciderò io se continuare oppure basta. Ragazzi, quello andare a sbattere mi capita sempre, non è che mi capita per la prima volta, mi capita sempre andare a sbattere.
avanti così, dai. Giro 26. Si può ancora fare. Giro 27. Così arrivo al giro 30 e poi decido io se continuare a fare i giri, poi decido io. Aspettate che mi stavo sistemando la cuffia qua. E vabbè, che visuale ho messo qua. Adesso ragazzi metto questa visuale qua, così vi faccio vedere pure all'interno. Forse ragazzi con questa visuale qua riesco a fare bene qua. Riesco a giocare bene penso con questa visuale. Però ragazzi con questa visuale riesco a giocare bene. E perché non ci ho pensato prima? Vabbè. Magari forse ragazzi io non lo sapevo. Giro 30. Adesso ragazzi completo pure questo giro 30 e poi vi dico se continuo sì o no. Fermiamoci. Aspettate un attimo. Adesso mi fermo perché dobbiamo cambiare un attimo visuale. Allora, visto che sono arrivato. Allora ragazzi, io sono arrivato ai 30 giri, ma se poi voi vedete scritto là sopra 31 giri è perché ragazzi io quando arrivo a un giro che quando ragazzi io dico a un numero che io devo arrivare del giro, poi devo pure completare il giro, avete capito? Quindi adesso visto che ragazzi ho completato pure il 30° giro, arrivo fino allora, dai, penso che ce la faccio, dai ragazzi, penso che ce la faccio un altro po', dai, arrivo fino ai 49 giri, ok? ok? Oppure ragazzi posso fare 50 giri. Io adesso ragazzi io non lo so. Devo un attimo vedere. Non lo so se riesco a fare 50 giri. Perché ovviamente poi devo pure completare il 50° giro. Dai ragazzi, facciamo una cosa. Visto che ragazzi vi voglio bene e poi questa è l'ultima live che faccio di Gran Turismo, sapete che cosa vi dico? Arrivo ai 50 giri. L'ho detto e lo faccio. Così ragazzi posso stare un altro po' in live con voi, perché visto che questa è la mia ultima live di Gran Turismo, poi ragazzi non lo so se porterò ancora le live di Gran Turismo, e quindi è per questo che sto un altro po' con voi, perché se poi ragazzi io non porterò più live di Gran Turismo, avete capito? E quindi è per questo che sto un altro po' in live. Così potete vedere pure questa live tutta bella completa. Vabbè ragazzi, ci sono stati dei minuti di live che mi sono arrabbiato, che i piloti mi sbattevano da dietro, ma poi ragazzi mi sono calmato, dai.
per un attimo qua. Sono pure stanco qua a giocare, vabbè. Qua arrivo ai 50 giri. E poi quando ho completato pure il 50° giro, poi ragazzi, vado alla home del gioco e poi vi saluto e poi completo e poi così stacco la live, ok? Così poi la live la andrò a pubblicare su YouTube, ok? Sul mio canale YouTube che si chiama Giuseppe The Game. Sì, ragazzi. Vabbè. Vado sempre a sbattere. Ah, ragazzi, ho capito perché vado sempre a sbattere, perché quando ragazzi io mi distraggo, quando ragazzi io un po' mi distraggo qua a giocare, vado a sbattere. Penso che ragazzi questo è il problema. Arrivo fino ai 50 giri, completo per il 50° giro e poi basta, perché non ce la faccio più. Siamo arrivato ai 44 giri. Allora ragazzi, mancano 45, 46, 47, 48, 49, 50. Mancano altri 6 giri. Dai ragazzi, resistete che devo completare altri 6 giri. Adesso ragazzi devo completare altri 6 giri e poi vi saluto e poi oggi pomeriggio vi guardate la live quando avete finito di studiare, ok? Dai ragazzi, resistete un altro po' e poi stacco. Ve lo dico, ok? È per questo che ragazzi sto un altro po' in live, perché se poi io non porterò più un live di Gran Turismo, poi come fate voi? Quindi è per questo che questa live la sto facendo un po' più lunga. Vabbè, perché poi stamattina mi sono perché vabbè, poi stamattina mi sono svegliato pure presto per progettare questa live, perché ragazzi, pure se ragazzi mi capita che io devo fare un video di qualche videogioco, io ci penso il titolo di quale videogioco, perché poi domani vi farò il video di Brawl Stars che già ho scaricato sul telefono. Già ragazzi, ho scaricato Brawl Stars sul telefono. Io ancora ragazzi, su Brawl Stars non mi sono Io ancora, ragazzi, su Brawl Stars, non mi sono registrato con il Super Saiyan D. Mi devo solo registrare. Quando mi sono registrato con il mio Super Saiyan D, poi domani vi posso fare. Ah ragazzi, ma io già avevo completato il giro 50. E chi lo sapeva? Usciamo qua. Punti miglia 300, distanza percorsa, va bene. Tanto ragazzi sono bloccato per la macchina e sono contento io, e poi ragazzi penso che siete contenti pure voi che ho fatto quest'ultima live. Però ragazzi l'ho voluta fare oggi così la potevate vedere oggi e poi domani potevate vedere il mio video su YouTube di come gioco a Brawl Stars. E va bene ragazzi, tempo trascorso 1 ora 5 minuti e 18 secondi. E allora ragazzi, questo è tutto ragazzi da Giuseppe The Game, è tutto e ciao, alla prossima.
Ciao 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 ragazzi.